Sono Dario Tortola dell'Osservatorio Quid e mi trovo a Quid Innovation Italy 2013 in compagnia di Enzo Mazza, presidente della Federazione Italiana, Federazione Industria Musicale Italiana, FIMI. Benvenuto. Grazie, grazie. Il signor Mazza parlerà fra poco alla conferenza Made in Italy, uno dei cavalli di battaglia di Quid Innovation Italy, e ci illustrerà come la musica italiana viene distribuita nel mondo, quindi non solo nel mercato italiano, soprattutto tramite i nuovi mezzi di distribuzione musicale che, come ben sappiamo, sono dematerializzati, non sono più i CD fisici di una volta, ma sono dei canali digitali. Ci racconti questa innovazione, che cosa ha portato e che tipo di cambiamenti sta portando al mercato? Ma diciamo anzitutto che oramai il mercato digitale, quindi il mercato liquido della musica, rappresenta in Italia circa il 35% del totale. A livello globale in alcuni paesi siamo ben oltre il 50% e tendenzialmente si andrà a distribuire questo contenuto non solo in download ma addirittura in streaming, quindi addirittura senza il possesso del contenuto nei prossimi anni, e quindi avremo un'esplosione definitiva di quello che è la musica digitale. Allo stato attuale, quali sono gli aspetti più significativi di questa rivoluzione? Sicuramente dal punto di vista della penetrazione della musica italiana, ad esempio nei mercati internazionali, noi possiamo immaginare che in questo momento in qualunque paese del mondo dove c'è una piattaforma tipo iTunes, tanto per fare un esempio, ma ce ne sono decine, abbiamo un negozio con tutto il repertorio italiano aperto di fatto 24 ore su 24, che consente a qualunque cliente in qualunque paese del mondo di accedere al contenuto italiano, che negli anni, diciamo, del supporto aveva una penetrazione più complicata, perché se pensiamo solo all'esportazione di CD negli Stati Uniti piuttosto che in Brasile, cosa voleva dire tra dogane, contenuto, ricerca del distributore, elementi anche di trasporto proprio. Oggi, grazie a questa innovazione, di fatto abbiamo questi file a disposizione sia per il download ma addirittura per lo streaming. Poi pensiamo a fenomeni quali YouTube, ad esempio, dove posso vedere video che mi arrivano da tutto il pianeta in qualsiasi istante, in qualsiasi luogo, anche mobile. Certo. Ecco, voi in quanto FIMI vi occupate solo della musica, della tutela, fra virgolette, della musica italiana, per cui, e della sua penetrazione eventuale su mercati esteri, per le etichette discografiche, suppongo. Certo. Come vi collocate a livello di... Sì, noi siamo la federazione che in Confindustria rappresenta le principali imprese del settore e tutte le etichette più importanti, dalla classica al rap, al rock, al jazz, alla musica pop italiana, e quindi ovviamente abbiamo una forte visibilità su quella che è l'evoluzione. E poi ci occupiamo anche, proprio come FIMI, anche di promuovere la musica italiana all'estero. Abbiamo degli eventi, grazie anche alla collaborazione con l'ICE e con il Ministero delle Attività Produttive, per esportare la musica italiana nel mondo con eventi. Abbiamo una settimana della musica italiana negli Stati Uniti, adesso siamo in Brasile proprio in questi giorni per promuovere la musica italiana, abbiamo avuto delle esperienze in Cina, quindi sicuramente ci sono delle opportunità. Il mercato italiano è un mercato che complessivamente è un mercato piccolo rispetto alla sua potenzialità, invece grazie appunto all'innovazione potenzialmente abbiamo grandi mercati interessati alla musica italiana o addirittura a generi della musica italiana, pensiamo all'opera lirica, certo, in Asia, pensiamo alle grandi opportunità anche di musica pop italiana nel Sud America. Abbiamo quindi di fronte delle grandi opportunità che sempre di più potranno essere cavalcate grazie all'innovazione. Ecco, abbiamo visto i vantaggi della dematerializzazione dei file musicali dal supporto CD a file veri e propri. Ci sono invece degli svantaggi, delle difficoltà? Beh, abbiamo ancora un fenomeno sicuramente rilevante di pirateria, quindi questo è un tema legato al digitale, quindi non tutto il fenomeno di offerta di file, soprattutto nel settore musicale, è ricondotto alle piattaforme legali. Esiste un fenomeno molto rilevante ancora di utilizzazione abusiva, di facile accessibilità al contenuto, che va ovviamente combattuto con quelle che sono le misure oggi sicuramente disponibili: blocco di siti, rimozione dei contenuti, intervento delle forze dell'ordine a livello anche globale va combattuto. È un fenomeno rilevante, rappresenta ancora solo in Italia più del 24% del mercato. Però diciamo che abbiamo oggi gli strumenti tra promozione dell'offerta e attività
di controllo e di azione nei confronti dei siti, sicuramente delle possibilità di combattere questo fenomeno che resterà per definizione, però diciamo che c'è una grossa prospettiva davanti a noi per avere un mercato molto più grande di quello che lo era in passato, anche se siamo ancora in una fase di transizione, come si dice, cioè il mercato digitale paradossalmente non compensa ancora il declino del mercato fisico, però in prospettiva, grazie appunto anche a modelli di business innovativi che sono nati negli anni, come dicevamo prima, non solo il download ma lo streaming, la possibilità di pagare tramite pubblicità, cioè fondamentalmente il contenuto è gratuito per il consumatore ma è pagato tramite advertisement o situazioni legate anche a prodotti freemium, diciamo che quindi ci sono grandi opportunità per raggiungere tutti i pubblici. Ecco, quindi i benefici superano i disagi. I benefici sicuramente supereranno i disagi in prospettiva. Va bene, ringrazio il signor Mazza. Grazie a voi. Grazie. Sono Dario Tortora dell'Osservatorio Quid, a Quid Innovation Italy 2013.